Buongiorno a tutti, signori. Allora, oggi parleremo dei tipi di fondelli dei bossoli. Allora, i bossoli possono essere suddivisi in tre gruppi fondamentali: cilindrici, conici e a forma di bottiglia. Allora, la base del bossolo invece si chiama fondello. Al centro del fondello c'è un foro per l'inserimento della capsula contenente la miscela innescante. Questo ve l'ho fatto vedere alla scorsa guida. Allora, a seconda della forma e del diametro del fondello, i bossoli possono essere rimmed, semi-rimmed, rimless e rebated rimless. Allora, spieghiamo adesso la differenza. Allora, dunque, allora, qua abbiamo il fondello e il corpo del bossolo. Dunque, il fondello rimmed si chiama così, quindi praticamente, perché, allora, il rimmed è praticamente quando il diametro del fondello è maggiore rispetto al diametro del corpo del bossolo. Quindi il fondello ha il diametro maggiore e il corpo del bossolo invece è minore. E in più non è presente la scalatura dell'estrattore. Per esempio abbiamo come bossoli rimmed il bossolo 38 special, che è questo qui. Poi abbiamo alla vostra destra un bossolo del 22 long rifle e un altro bossolo rimmed, abbiamo il 357 magnum e il 32 Smith & Wesson long. Passiamo al semi rimmed. Ok. Il semi-rimmed, allora, in questo caso il diametro del fondello è sempre maggiore rispetto al diametro del bossolo. Anche questo ha il fondello più grande e il bossolo ha un diametro più piccolo. Ma la differenza sta che nel semi-rimmed abbiamo la scanalatura dell'estrattore. Ad esempio abbiamo come semi-rimmed il 765, che è questo bossolo, poi abbiamo il 38 super auto e il 9 corto, che sono appunto cartucce per pistole semiautomatiche. Allora, per quanto riguarda il rimless, aumentiamo, facciamo lo zoom in modo tale da poter vedere meglio. Allora abbiamo che nel fondello rimless il collarino del bossolo ha lo stesso diametro del corpo e naturalmente c'è la scanalatura per l'estrattore. Quindi, come vedete, il fondello ha lo stesso diametro del bossolo. In più abbiamo la scanalatura per l'estrattore, che assicura al proiettile una migliore presa. Cartucce rimless abbiamo ad esempio il 9x21 alla vostra sinistra e il 45 ACP. Poi abbiamo
anche il 40 Smith Wesson. Dunque, allora, passiamo all'ultimo tipo di fondello e poi abbiamo terminato. Quindi abbiamo il tipo di fondello rebatted, che sta a significare appunto ribassato. Allora, il rebatted, vedremo che il collerino del bossolo ha un diametro inferiore rispetto al diametro del bossolo, infatti è più piccolo di sotto e il corpo invece è maggiore di diametro. In più c'è praticamente la scanalatura per l'estrattore. Ovviamente per le cartucce rebatted c'è questo tipo di bossoli. Come posso dire? Ah, permettono di usare un otturatore nato per cartucce di calibro inferiore. Per esempio il 9x18, il 41AE e il 50AE, che sta a significare ovviamente Action Express. Un'ultima cosa, quindi il diverso tipo di collarino dei bossoli è fatto in modo da garantire sempre il corretto spazio di testa, che è la dimensione che intercorre tra cartuccia e camera di cartuccia e faccia dell'otturatore per il buon funzionamento della esplosione della carica di lancio. Questo è tutto, signori, arrivederci per il prossimo video.